Quella. Quella, ascolta. Dimmi tutto, dai. Ora. Sì. Ora allora su YouTube un po' di video di Wolf e Cini, match, così, eccetera, no? Sì, sì, sì. Niente, stavo pensando, ma che dici? Lo tiriamo fuori il match? No, aspetta, aspetta. Vuoi tirare fuori il video quello lì di Conor? Sì. Dici che è il momento giusto per adesso. Dai, 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 facciamo sta pazzia, dai. Ci sta. Dai, 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 dai. Ciao, 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 ciao. Ebbene sì, ragazzi. Noi eravamo lì. E quindi solo noi di Taod possiamo portarvi queste immagini inedite di tutto quello che è successo durante l'esordio di McGregor. Quindi mi sembra il minimo lasciare almeno un like a questo video e un commento qua sotto su cosa ne pensate su questo video qua. Tutti noi conosciamo e tutti voi conoscete questo ragazzone qua dietro. Tratta ovviamente di Conor McGregor, il campione pluricampione di MMA della UFC. Ma quello che andiamo a vedere oggi è il suo primo match nella federazione UFC. Come è andato? Come si è svolto il tutto? Bene, grazie appunto ad un documentario realizzato dal suo coach John Kavanagh, siamo riusciti ad avere quelle che sono le scene esclusive di questo suo esordio in UFC. Infatti ha documentato tutto quanto, dal viaggio stesso in Svezia fino a dopo il match nel backstage. Prima di entrare nella UFC aveva un record di 12 match vinti, 11 per KO. E non solo, è stato campione amatoriale irlandese di pugilato. Poi arrivò la fatidica chiamata della UFC per un match a Stoccolma. Letteralmente prese il volo insieme al suo coach, altri due suoi compagni, e volò verso Stoccolma. È proprio così che inizia il video. Si vede l'aereo, la partenza di McGregor, un McGregor comunque anche un pochino d'emozione, e si trova subito i primi controlli medici. Do, is it Conor McGregor? Yeah. Okay. During the course of the week, sir, do not take any sleep medication, no doubt. Il medico, diciamo, che sta lì a controllare, gli stipula un elenco di sintomi, gli chiede se ha la febbre, se ha sintomi febbrili, eccetera. E oltre a questo gli fa una lunghissima lista di medicine che non può assolutamente prendere. Dall'aspirina fino ai coagulanti del sangue, boh, non so come si chiamano. Dopo questa lunga lista, si mette sopra la bilancia e fa segnare il suo peso di più o meno 159 libbre. La cosa strana è che vediamo McGregor molto tranquillo, più che altro quasi in imbarazzo, cioè molto diverso da quello che vedremo in futuro. Qui si trova davanti, diciamo, al medico ed è molto educato, molto tranquillo, ride alle battute del medico, cioè molto, molto normale. Vederlo così è un po' strano. Bene, Conor e il suo team arrivano finalmente alla sua stanza d'albergo. Qui sentiamo parlare il suo coach John Kavanagh, che ci dà alcune informazioni secondo il quale ha già fatto l'allenamento di Conor McGregor, che ha già informato Dana White per quanto riguarda il fatto che l'allenamento è finito e quindi se era rimasto imbottigliato nel traffico poteva tornare indietro, anche se in effetti queste cose non le abbiamo capite proprio bene, perché John Kavanagh c'ha, a parte il suo accento irlandese, che non si capisce quasi nulla quando parlano irlandese. Conor's fight be over pretty fast. Oltre a questo si vede che è stanco, si vede che vuole solo dormire e quindi comincia a sbiascicare un po' le parole. Dopodiché l'inquadratura si sposta verso McGregor e qua vediamo un McGregor molto affaticato e molto teso sicuramente per il match che dovrà andare ad affrontare, e qua ci dà alcune informazioni sul suo allenamento, su quello che è stato il suo allenamento di potenziamento, che lo ha affaticato per bene ed è arrivato il momento per lui di riposarsi. Ma detto ciò, andiamo direttamente al giorno dopo, nel quale dovrà fare tutto il servizio fotografico e tutte le altre prassi pre-match. Yeah, exactly.
Ed arriviamo ad una delle parti che in futuro piacerà di più a McGregor, la parte dello shooting. Ancora qui è molto timido, ma in futuro questa parte qui, diciamo, sarà il suo punto forte, dove si sentirà più a suo agio. Infatti, gli vengono consigliati. Gli vengono consegnati i guantoni, i guantini più che i guantoni, e viene mandato dentro la stanza dove si fanno le foto. Qui vediamo che uno dello staff della UFC dà il bigliettino da visita al coach per avere un numero di riferimento. Sinceramente, gelosia assoluta da parte mia, perché quello, anche se è solo un bigliettino da visita, ma c'è scritto UFC. Cioè io l'avrei incorniciato in casa. Qui gli viene misurata l'altezza e il suo allungo. Voglio fare una precisazione, cioè girano milioni e milioni di dollari nella UFC, miliardi. E ancora si prende ad occhio, la misura si prende così ad occhio. Qua c'è una scena molto particolare. Quando gli viene misurato l'allungo, mi piace fare questa inquadratura che si allontana come se stessi facendo l'allungo così. E lo stesso McGregor si meraviglia di quanto lui sia largo. Qua si può vedere per la prima volta nella UFC un movimento che lo renderà famoso per tutta la sua carriera. Quindi questa è proprio la prima volta che prova quel movimento così. E dopo aver fatto qualche foto in movimento, se gli viene chiesto di pronunciare il suo nome per poterlo poi pronunciare nel modo giusto, e si ritorna in albergo. Alright, so our gear just arrived from Mjolnir, from Iceland. Finito il servizio fotografico, Conor con il suo team si dirigono all'albergo, dove qua vediamo che è appena arrivato il materiale loro personalizzato, firmato SBG Ireland, che sarebbe il nome della loro palestra. E qua vediamo che sono arrivate le magliette per il team e i pantaloncini per Conor McGregor. Solo un piccolo problema, che nonostante Conor McGregor sia tiratissimo perché abbia tagliato tantissimo peso, sembra che abbiano sbagliato appunto la taglia delle magliette, perché vediamo Conor che prova a indossarla ma gli sta stretta, come se fosse la taglia per bambini. Dopodiché questi si mettono discutere dei pantaloncini Conor McGregor, che in teoria non riescono a capire se si possono utilizzare, se si potevano utilizzare per il match oppure no. E si parte per la parte di briefing prepeso. In questa parte lui, insieme a tutti gli altri suoi compagni, a tutti gli altri fighter, in un pullman, che è una cosa un po' strana da parte sua, dato che in futuro ci andrà tipo con un aereo fatto di diamanti, e si dirige verso l'arena. È la prima volta che lui vedrà un'arena così grande. Infatti lo fa rimanere un po' a bocca aperta, anche se nella camminata dal pullman verso l'arena si vede già, sai, quell'indole di McGregor che cammina un po' spavaldo. Ce l'ha dentro, un po' timidamente ancora, però ce l'ha già dentro. Una volta lì si siedono, si danno un'occhiata in giro, poi si siedono sugli spalti e il suo coach gli chiede come ci si sente ad essere in una delle più grandi arene in cui loro sono mai state, forse la più grande, e lui dice che è pronto per lasciare il segno. E qui è finalmente il momento per Conor McGregor di salire la scalinata, salire sul palco per fare il peso ufficiale. Lo vediamo salire su questo palco davanti a centinaia, se non migliaia di persone, cosa a cui sicuramente non è stato abituato, essendo che nelle organizzazioni dove combatteva prima non aveva tutta questa vastità di pubblico. Quindi passare uno stadio così enorme con così tanta gente, persino per vedere il peso degli atleti, è sicuramente un'emozione unica. Conor qui lo vediamo appunto che si toglie, comincia a togliersi la sua felpa, dopodiché la maglia, i pantaloni, per salire finalmente sulla bilancia e ufficializzare il suo peso. Impressionante quindi da vedere il fisico di Conor McGregor dopo tutte le trasformazioni del fisico che siamo stati abituati a vedere, dove negli ultimi match è salito di categoria per combattere in pesi superiori. Tornare a vedere Conor McGregor degli inizi, che combatteva per la categoria dei 65 kg, fa veramente impressione, perché il suo fisico era veramente tutto tirato, tutto sciupato, e sembrava quasi come se non avesse i soldi per comprarsi da mangiare, cosa molto possibile perché ricordiamo che faceva la fame nelle vecchie organizzazioni nelle quali combatteva. Quindi arriva in UFC sperando appunto di poter accumulare un po' di soldi. E una volta fatto il peso, una volta alzate le sue braccia, mostrate i suoi bicipiti, il suo classico urlo che lo contraddistingue ad ogni peso,
finalmente è arrivato il momento per Connor di reintegrarsi. Abbiamo già visto in qualche video passato come funziona la pratica della disidratazione e del recupero post peso, quindi Connor sta cercando di recuperare le forze in vista del suo match. Qua arriva uno di quei momenti in cui distingue Connor McGregor da tutto il resto degli altri fighter, e lo vediamo subito dare prova delle sue doti da trash talker, cercando quindi di intimorire il suo avversario, dando uno spettacolo veramente assurdo alla UFC. Ed arriva proprio il momento. Il momento dove lui entra dentro l'arena, quell'arena che lo trasformerà in un giorno in una leggenda. Forse lui ancora non lo sa, però dentro di sé lo sa già. Forse mi sono fatto prendere un po' dall'emozione. E inizia a testare il terreno. Inizia un po' a muoversi dentro l'arena, a provare un po', sai, a sentirsi a casa. E ancora non sa che quello sarà il posto che lo farà entrare di diritto nella storia della UFC. Qui una cosa molto interessante. Lui inizia a provare già l'esultanza. Come se lui sapesse già che quel match se lo porta a casa. È già sicuro. Cioè lui è già sicuro che quel match se lo porta a casa. E sarà solo la prima di una lunga serie. Finalmente arriva il momento per Conor McGregor di entrare nell'ottagono e dare prova delle sue abilità. Molti pensavano che fosse soltanto uno molto bravo a parlare, volevano quindi vedere i fatti, se effettivamente fosse un fighter così valido e così forte. E cosa succede? Succede che l'avversario Brian Cage non riesce a resistere più di un minuto dall'inizio del match fino alla fine. Vediamo prevalere appunto Conor McGregor, che con una tecnica sopraffina tiene a distanza l'avversario, il quale non riesce a fare praticamente nulla, e dopo una serie di montanti perfetti, quasi chirurgici al mento dell'avversario, lo butta giù e vince finalmente la sua prima vittoria in UFC per KO, vincendo il bonus del miglior KO della serata. Dopo la strabiliante performance che ha dato sull'ottagono, si dirige quindi negli spogliatoi con il suo team. Non ha voluto chiudere subito lo stesso giorno. Non ha voluto chiudere lo stesso giorno perché ha voluto godersi tutto quello che è successo in quel giorno là. Infatti ha vinto, e non ha vinto normalmente, ha vinto alla grande, ha stravinto. Qui lui è negli spogliatoi un mercoledì mattina, dove gli chiedono: ma quindi com'è andata questa domenica? E lui, dopo varie parole che tante sinceramente non le ho capite, però il succo è quello che lui, una volta che è entrato dentro, gli si è sbloccato quel meccanismo che gli viene quasi naturale vincere. Comunque è l'inizio di una nuova epoca, cioè non si parla solo di un fighter, ma di un'epoca. Di un'epoca di fighting, di trash talking, di tutto. Qui ancora un McGregor non era formato, era un McGregor beta che aveva delle potenzialità esagerate. E infatti alla fine del pensiero di McGregor su questo match che gli fa il coach, i suoi compagni dicono: è nata una nuova superstar. E così sarà. E finisce così la storia. La storia della nascita di una delle più grandi icone nel mondo dell'MMA nel mondo. Forse una di quelle che ha fatto conoscere l'MMA come la conosciamo oggi. Fino ad allora sì, era famosa, ma non era come adesso. Anche perché McGregor è riuscito a far arrivare questo sport anche a persone che non hanno mai guardato questo mondo qua. Ed è stato un genio in questo. Vi starete chiedendo: ma quindi voi eravate là? No ragazzi, abbiamo visto questo video su internet e abbiamo voluto raccontarvelo. Sicuramente un grande inizio per la carriera di Conor McGregor. Come appunto ha detto anche Sandro, quello che è successo e quello che ha fatto nel corso degli anni è già sentito e risentito, quindi è inutile sprecare altre parole. È riuscito appunto dal nulla, dall'essere nessuno, a diventare una delle superstar di MMA più pagate al mondo, e grazie a lui le MMA hanno avuto una svolta incredibile non solo negli Stati Uniti ma nel mondo intero. Questo ragazzi era l'esordio di Conor McGregor nella UFC, il suo primo match di debutto nella UFC. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se avete altre cose da dire, scrivetele sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.